Lugno, che teme un impatto ambientale devastante per il territorio, con la realizzazione di un terminale del gasdotto che dall'Azerbaigian arriverà nel nostro paese. Le associazioni ambientaliste non ci stanno. Sentiamo Antonio Agnoni. Il consorzio Charles Denis ha sciolto la riserva. Il gas a zero arriverà in Italia attraverso TAP, la Trans Adriatic Pipeline, un gasdotto lungo oltre 800 chilometri che parte dall'Azerbaigian, passa per Grecia e Albania e arriva nel nostro paese attraverso il canale d'Otranto. L'approdo in Italia è previsto a San Foca, tra Lido San Basilio e il Cicalinda. Ma è proprio qui che nascono i problemi. Da mesi i comitati No TAP e l'amministrazione comunale di Melendugno contestano l'operazione. Ritengono il progetto devastante sia dal punto di vista turistico che da quello paesaggistico. A poco sono serviti gli sforzi di questi mesi dei manager di TAP chiamati a realizzare l'opera. Per loro, trattandosi di una condotta quasi interamente sotterranea, l'impatto ambientale sarebbe minimo, né ci sarebbero rischi per la salute, mentre notevoli potrebbero essere le ricadute economiche ed occupazionali per l'intero territorio salentino. Argomentazioni che però non convincono né il primo cittadino di Melendugno, né i comitati No TAP, pronti ad avviare nuove azioni legali. Una battaglia a colpi di carte bollate che rischia di essere davvero molto lunga. E tra le aggressioni all'ambiente ci sono anche quelle di...